Allora ragazzuoli, allora. Oggi sono qua per fare la recensione di Crossed più 100. Ho fatto qualche tempo fa, avevo fatto la recensione sia scritta sul sito di Non Aprite Questo Blog che la recensione video sul canale YouTube di Non Aprite Questo Blog. È un fumetto Crossed creato da Garth Ennis che mi ha veramente stupito, scioccato. Era tanto tempo che un fumetto non mi lasciava così, insomma, sconvolto. Purtroppo non ho avuto modo di andare avanti a leggere la saga, quindi che continua, ci sono, insomma, non so, 10-20 numeri, non ho idea. Però ci sono degli spin-off che Panini Comics mi ha inviato. Uno di questi è appunto Crossed più 100. Mi chiedevo il titolo che cosa volesse dire e leggendo il fumetto si capisce. L'aspettativa era molto alta perché stiamo parlando di un fumetto scritto da Alan Moore. È uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti della nostra epoca, forse la cosa più famosa che ha scritto, visto che poi hanno fatto anche il film, è Watchmen. Però ha trattato anche tante volte l'horror ed è uno sceneggiatore molto particolare, molto... mi aspettavo qualcosa di strano. E qualcosa di strano ho avuto, perché Crossed più 100 è ambientato 100 anni dopo l'apocalisse che vede gli scrociati, che sono questi esseri umani che vengono colpiti da una sorta di virus che li fa impazzire e diventare dei maniaci sessuali perversi e iperviolenti. Insomma, quando vieni infettato diventi un essere senza morale che uccide e stupra qualunque tipo di persona senza guardare l'età, il sesso, niente, insomma una cosa abominevole. Ed essendo ambientato 100 anni nel futuro, lui ha provato a immaginarsi che cosa sarebbe potuto succedere alla popolazione umana, agli esseri umani sopravvissuti, e che cosa sarebbe potuto succedere agli scrociati. Perché se tu hai un'epidemia che contagia la gente, la fa diventare pazza, la fa diventare iperviolenta, che fa diventare persone che uccidono senza mai fermarsi, è chiaro che dopo un po' anche gli scrociati dovrebbero estinguersi, perché non hanno spirito di conservazione, non hanno istinto di conservazione. E infatti ci sono nel futuro ci saranno meno scrociati e qualche rimasuglio di razza umana organizzata che cerca di ricostruire il mondo. Questa è la storia di Crossed più 100. L'unica cosa che vi voglio dire a livello di storia, perché se no ve lo rovino, è che quello che è accaduto è che il linguaggio, la proprietà di linguaggio della civiltà umana è deteriorato molto, nel senso che si è andato a formarsi un nuovo linguaggio fatto di termini usati impropriamente, molte parolacce fuse insieme a delle parole di uso comune che hanno tutta una logica che adesso cercherò di spiegarvi. Però per dirvi, l'aggiunta della parola cazzo o merda attaccata a delle parole, oppure parole tipo cinematico per dire fantastico. È come se fosse un nuovo vocabolario, come se fossero state mischiate un po' le parole, una sorta di downgrade culturale della società. E devo dire che questo fumetto mi ha preso proprio alla sprovvista, perché ci sono due cose da analizzare. Una, che comunque ti trovi a leggere un fumetto che è parlato in un modo assurdo, sconvolgente, faticoso da seguire, perché all'inizio non capisci cosa dicono, devi fare uno sforzo mentale molto forte, almeno per me che sono un po', insomma, c'ho l'età che c'ho, e devi avere quella brillantezza per cui riesci a sostituire le parole. Insomma, pian piano che leggi impari i significati delle parole, li intuisci, e poi pian piano dovresti riuscire ad avere una lettura a livello mentale più fluida e capire che cosa dicono i personaggi. Devo dire la verità che io, avendolo letto in più pezzi, quindi l'ho interrotto un paio di volte, non perché non mi interessasse, ma perché per via del sito del canale YouTube ho tantissimi film, cose da recensire e vedere, e questo fatto non mi ha aiutato nella comprensione del fumetto, perché sicuramente leggerlo tutto d'un fiato significa entrare nella forma mentis
per cui devi fare questa sorta di traduzione. È un po' come quando non sai l'inglese, tipo me, ti parlo proprio agli inizi, quando stai imparando una lingua, no? E fai fatica. E questo è un po' quello che accade leggendo Crossed più 100 di Alan Moore. Lo ho odiato in certi punti della lettura per la fatica che facevo, perché avevo voglia di finirlo, di vedere che cosa sarebbe accaduto, e facevo molta fatica. Ma col passare del tempo, nonostante abbia comunque avuto un fastidio nel leggere questo fumetto scritto in questa maniera, la storia in realtà è molto bella, nel senso che alla fine è stata trovata una chiave per raccontare il post apocalisse degli scrociati, e anche un'idea brillante sulla continuazione della specie degli scrociati, perché ovviamente non potevano andare avanti a trucidarsi e sperare di sopravvivere. Allo stesso tempo ci sono dei colpi di scena, delle cose interessanti. Devo dire che a livello di storia Alan Moore non mi ha per nulla deluso. In più voglio spezzare una lancia a favore di Alan Moore, perché non ho la possibilità di tarare o di giudicare il livello di traduzione di questo fumetto, nel senso che immaginatevi un traduttore che si vede arrivare a un fumetto del genere e lo deve tradurre in italiano, perché Alan Moore l'ha scritto in quella maniera assurda. Detto ciò, il risultato della traduzione, anche se non ho metro per giudicarlo, se è fatto bene o se è fatto male, non mi è piaciuto molto. Forse poteva essere fatto meglio, però è proprio una questione di gusto personale. Non mi sono piaciute le parole scelte, non mi piaceva come suonava la lingua, insomma. Devo dire che è sicuramente uno di quei fumetti che ti sorprende. Se mi dicessero qual è uno dei fumetti più strani che hai letto, sarebbe sicuramente Crossed più 100 di Alan Moore, perché effettivamente questa cosa del calare la storia in un mondo mutato e quindi costringere il lettore ad entrare in questo mondo e diventare anche lui uno che parla così, che ragiona così, con questo linguaggio, non saprei neanche come definirlo, un linguaggio impoverito. Non ho apprezzato tantissimo i disegni, per una ragione: intanto la colorazione la trovo troppo scura. Qua magari siamo in una scena particolarmente buia perché è ambientata al buio, ma e in generale anche questa qua è una giornata di sole, di giorno, perché vedete che il cielo è azzurro, guardate come sono scuri i colori, è tutto molto pieno, c'è tanto nero già nelle chine, e quindi poi aggiungere dei colori così scuri rende tutto molto scuro. Non è uno stile che mi piace molto, preferisco molto di più il disegnatore di Crossed numero 1 nella serie originale di Garth Ennis, però comunque è un disegnatore che cura tantissimo i dettagli, fa tantissimi dettagli, c'ha un sacco di natura da disegnare in questo fumetto, quindi tantissimo lavoro da fare. Lui l'ha comunque riempito tanto le tavole, e questo mi piace, perché tanti disegnatori fanno due linee per lo sfondo e poi te lo lasciano immaginare a te. Invece secondo me in certi casi, insomma in tante inquadrature, soprattutto panoramiche, bisogna riempire di dettagli, anche perché servono per entrare nell'ambientazione. Un altro aspetto che non mi è piaciuto tanto di questo Crossed è il fatto che la serie originale mi piaceva per la sua violenza, sia psicologica che visiva, nel senso che c'erano scene drammatiche, angoscianti, molto situazioni molto scomode che ti mettevano in stato d'agitazione, eccetera, e poi c'erano anche scene di violenza vera, di sbudellamenti, di stupri, cose che ti, non tantissime, ma al momento giusto ti lasciavano proprio sgomento. Questo è molto meno violento, c'ha molte meno scene violente, e questo è un po', va un po' a snaturare l'origine del fumetto, però è anche uno spin-off, quindi ci sta che sia diverso, che abbia un intento diverso. C'è da dire che Crossed più 100 di Alan Moore è sicuramente un fumetto che ha una storia più non so come dire, nel primo Crossed poca roba viene svelata, non viene svelato quasi nulla, mentre invece qua c'è tutta una situazione che viene poi sviscerata, insomma c'è la bravura nello scrivere un qualcosa che poi ha un suo senso, riesce veramente a dare un senso a tutto, c'è veramente una trovata geniale sul finale, veramente geniale. Quindi secondo me, al di là di alcuni difetti che vi ho detto di Crossed più 100,
è sicuramente un fumetto degno di nota, degno di nota, perché è molto molto particolare. Questo è tutto per la recensione di CrossFit più 100, eccolo qua. Vi metto il link in descrizione per acquistarlo. Cercherò di portare altri video sui fumetti, su alcuni fumetti ancora che devo fare. Condividete il video, fatelo vedere a più gente possibile, perché i fumetti, come i libri, come tutte queste cose che sono un pochino, che richiedono un pochino di sforzo intellettivo, sono cose che fra la gente comune, diciamo, le masse non vanno. Le masse vogliono solo le cose frivole. Invece l'arte, la cultura, il fumetto fa fatica un po' a emergere nel grande calderone delle stronzate che si trovano su internet. Quindi mi raccomando, mettete like, cliccate sulla campanella per ricevere notifiche, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.